Cari quadisti, e come promesso, ecco i due pilotini che stanno avviando i mezzi. Edgard, il cognome di sto ragazzo non me lo ricordo mai, Mengelist? Sì, anche lui se lo ricorda un... No, ragazzi, siamo rovinati, siamo rovinati! Ecco che Edgard sta partendo, una bestia immane! Mica, ti fa subito il secondino. Grande Andrea, ti vogliamo aggressivo! Un saluto per le fans. Niente, nessun saluto per le fans. Eccolo che ha cominciato a rischiare. Edgard in questo salto è veramente spettacolare. In quel salto che avete visto prima, adesso si è fermato. Motore in stop, non è ripartito. Si è guardato Cesari, anche lui invece molto molto deciso nell'inserimento della curva. Due stili di guida completamente diversi, cercheremo di seguirli. Vediamo Cesari che affronta la discesa del lago, Edgar che è ripartito, probabilmente aveva spento la benzina, aveva chiuso il rubinetto della benzina e l'ha riaperto. In arrivo anche Cesari, eccolo, tornatino, salto dei puffi che una volta era una sciocchezza, adesso storto, un po' impegnativo. Edgar si sta inserendo sul rettilineo. Con le varie modifiche a crossover di Castellarano stanno girando in 2.11, che è un signor tempo, è un signor tempo. È stato aggiunto un salto in salita molto lungo, vediamo Edgar che riesce a controllare anche lui la moto in salita. Su questo salto i quad non riescono a chiuderlo per via dell'eccessivo peso. Qua invece va benissimo. Seguiamo Cesarino in arrivo. Sicuramente un pochettino più pesante il KTM rispetto a Yamaha, ma molto molto più stabile, molto più anche potente in accelerazione. Il K riesce a trasmettere di più la potenza terra, per quanto il motore del KTM del team RZ dovrebbe essere un attimino più prestazionale, ma le doti di Yamaha sono inserimento curva, velocità di prendere la corda, uscire, grande maneggevolezza, doti che in questo tornantino Edgar l'ha sicuramente messo in luce. Vediamo Andrea Cesari, entra sfruttando di più la stabilità del suo mezzo e cerca di uscire, ma il suo mezzo tende troppo all'esterno. In questa curva Edgar è veramente spettacolare, riesce a decelerare mentre va e qua effettuerà il 2 del doppietto. Vediamo entrare Cesari, anche lui sta lavorando molto, è arrivato un po' lungo, pieno, purtroppo non è possibile chiudere il primo UPS, ed ecco Edgar in arrivo, spettacolare, molto ma molto vicino alla ripa, ha la capacità di entrare in curva facendo frenare il mezzo anziché utilizzare i freni. Vediamo i pari, è molto valido in questo tipo di inserimenti, è un po' lungo, ci sta dando, sono allenamenti. Non è un punto della pista dove si può rischiare, però se lo facevo io arrivavo giù al bar. Invece hanno un controllo questi ragazzi, 2.10. 2.10 è un signor tempo. Signori, vi ricordiamo che Italiano Motocross, no, l'Interregionale Motocross FMI Emilia Romagna, domenica scorsa giravano in... Stavo parlando dell'MX1, mi sembra che girassero in 2 qualche cosa. 2.5, 2.5, insomma. Ma la pista era Ma la pista buona. era, cioè, questo è il risultato di una domenica di gara, insomma. È molto poppata, soprattutto delle poppate da moto, quindi il quad si trova abbastanza male perché trova delle buche non allineate rispetto alle sue quattro ruote. Vediamo Andrea, comunque KTM è veramente... Scarica cavalli come telaio in queste condizioni in modo superbo. In mezzo da dragster quel KTM lì. Ecco, vediamo che stanno arrivando. Ecco Edgar, copia perfettamente i salti. Signori, non stanno in aria un metro in più di quello che serve per poter dare gas subito. A meno che dopo il salto non vi sia una discesa dove magari convenga ad allungare leggermente il doppietto. Se devono atterrare in piano, poca discesa. Vogliono scaricare subito cavalli, eccoli in discesa, bam, subito cavalli. Ecco Edgar che sta entrando, spettacolare la sua entrata, il suo controllo. Non fai tempo a vederlo che è già fuori dalla curva, doppietto, perfetto. Un po' si è scomposto sul terzo, no, sul quarto.
Vediamo Andrea, tranquilla, sta smettendo di più. Eccolo Edgar, tutto santo. Non è riuscito a girarla tanto, ma veramente tocca i freni all'ultimo. E vediamo Andrea, sui salti Andrea veramente fluido. Controlla la moto. Un attimino più controllo rispetto al giro di prima dove aveva esagerato. E stacca, via. Stanno, ragazzi, i piloti stanno danzando e sinceramente dai nostri riferimenti sembra che si equivalgano, se non si equivalgono sono lì sul secondo, perché quando girano proprio gli stessi riferimenti, che tra l'altro anche i piloti vedono benissimo in pista. Ecco Edgar che arriva sul rettilineo, fa un'entrata abbastanza stretta in quella curva, tutto dipende molto dalle foppate. Vediamo se Andrea Cesari la curva in fondo al rettilineo farà un'entrata stretta anche lui. Sì, stretta anche lui, quindi sono obbligati dalle foppate. Vediamo Edgar sul saltino, ma no, non c'è verso, non è possibile per il quadro. Ed ecco Andrea Cesari, scarica la sua maggior trazione del KTM, in effetti arriva più veloce, riesce a saltare mezzo metro in più dalla Yamaha, ma poca influenza, ancora 5 metri lontani dalla chiusura del nuovo salto in salita del crossover di Castellarano. Eccoli, bellissimi, sembra facilissimo vederli guidare, ragazzi, sembra un giochino da ragazzi, non lo è affatto. Questo dovrebbe essere l'ultimo dei really fast lap, vogliono fare 2 session of 3 laps, really fast laps. Ed ecco Edgar che si sta per concludere il suo terzo giro, ma probabilmente si diverte e ce ne spara dentro un quarto, mamma mia. Ecco Cesari, lo vediamo nell'inserimento, molto più lento di Edgar, più contrario. Curve in contropendenza, veramente Edgar ha una capacità di gestione del mezzo superiore tanto quanto ce l'ha Cesari. Tanto quanto ce l'ha Cesari sui salti, abbiamo provveduto a fermarli perché chiaramente i piloti non si vedono, quindi se Cesari ti attacca un doppio arriva giù a 30 passametri. Grandi piloti per Diana! Assomigliavano a me quando giravo, uguale, stessa grinta, stessa tenuta atletica per Diana. nei sogni migliori. Sentiamo i commenti a caldo? Commenti a caldo per le topoline che vi guardano? Comment for the Italian girls at Lucas's video? Nessun commento, non ce la fanno più ragazzi, sono a pezzi. Fanno questi 4 giri e poi ripartono, hanno fatto questi 4 giri tiratissimi e poi ripartiranno per un'altra sessione di 3 giri. Signori, riprenderemo la telecronaca alla prossima sessione di 3 giri. Complimenti ad Edgard, complimenti ad Andrea.